Il 2022 del Consiglio regionale della Toscana comincia con uno sguardo al Quirinale. Scade infatti il primo mandato del presidente Mattarella e oltre ai parlamentari della nostra regione votano anche tre consiglieri, i presidenti della Giunta e del Consiglio e il portavoce dell'opposizione. Sono Giani, Mazzeo e Landi. Sono i grandi elettori della Toscana scelti in aula nella seduta di metà gennaio. A seguito della votazione, presenti 41, votanti 41, schede bianche 1, schede nulle 0, non hanno partecipato al voto 0, Antonio Mazzeo voti 27, Eugenio Giani voti 25, Marco Landi voti 13, Irene Galletti voti 2. Risultano eletti Antonio Mazzeo, Eugenio Giani, Marco Landi. Grazie a tutti. Una programmazione speciale di Telegranducato accompagna ogni momento di un'intensa settimana di dibattiti e votazioni nel Parlamento riunito in seduta congiunta. Nessuno schieramento all'inizio evidentemente aveva la maggioranza per decidere da solo. Uno schieramento da solo non ce la fa e questo è proprio ciò che voleva il nostro Costituente quando ha previsto queste maggioranze, perché vorrebbe che il Presidente della Repubblica fosse sganciato da una logica di maggioranza, ma fosse espressione di una adesione, di una partecipazione, di una condivisione il più ampia possibile. Alla fine, qualche giorno dopo, il pressing su Mattarella riesce, c'è la sua conferma alla Presidenza della Repubblica. I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti. Tra i grandi elettori, Eugenio Giani nelle ore precedenti era stato a colloquio con Mattarella insieme ai capigruppo della maggioranza e dopo il giuramento conferma tutta la sua fiducia e la sua stima nel Presidente. Sergio Mattarella davvero ha dato il senso di un Presidente della Repubblica che rappresenta per la coscienza comune del Paese il Capo dello Stato, la figura di unità degli italiani, delle varie articolazioni in cui lo Stato è composto. Io sono convinto che quella di oggi è una giornata storica perché segna l'ingresso per il secondo mandato di un Presidente della Repubblica che ha dato prova nel primo mandato di svolgere al meglio il suo ruolo. E alla fine in diretta TV nel nostro lungo speciale, in questi giorni abbiamo coperto ogni fase della votazione sul Telegranducato, intervengono anche gli altri due delegati toscani alla loro prima esperienza da grandi elettori. Sono davvero emozionato nell'ascoltare un gigante, perché il presidente Mattarella con il suo discorso carico di politica, di buona politica, ma con un linguaggio rivolto alle cittadine e ai cittadini, un linguaggio di speranza dopo i terribili anni della pandemia, un messaggio che arriva forte al cuore di chi si è impegnato in prima linea, di chi soffre, usando per ben 18 volte la parola dignità, dignità contro la violenza sulle donne, dignità per i giovani, dignità per il lavoro. Un faro, un esempio per chi come me si impegna ogni giorno in politica. Ancor di più, dopo aver ascoltato il suo discorso rivolto sia al Parlamento ma soprattutto alla Nazione, sono fiero e orgoglioso di aver votato il nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il discorso del Presidente Mattarella è stato molto applaudito ma anche molto toccante nel momento in cui ha ringraziato proprio in questo momento storico che stiamo vivendo dal punto di vista della sanità, pandemico. Ha ringraziato tutti gli operatori sanitari, volontari e le forze dell'ordine. Sicuramente un discorso molto completo, ha toccato tantissimi punti, ha valorizzato la centralità del Parlamento, ma soprattutto ha dedicato, e questo mi ha colpito molto, una buona parte
del suo discorso, incentrandolo sulla necessità della riforma della giustizia in Italia. L'Assemblea partecipa al lutto per la morte di Davide Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e decide di intitolarli il nuovo Media Center anche nel ricordo del suo bell'intervento per la festa dell'Europa di qualche mese prima. Il destino dell'Europa è nelle nostre mani, oggi più che mai, perché dobbiamo affrontare tante sfide che la contemporaneità ci mette davanti. E per affrontarle c'è bisogno del contributo di tutti, e credo che la Toscana non solo farà la sua parte, ma saprà offrire a tutti un esempio di come vivere, di come interpretare le sfide di questo tempo. David Sassoli amava la Toscana, David Sassoli ci ha sempre mandato dei messaggi importanti, dei messaggi forti su quella che deve essere l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa in cui si riduca le ingiustizie, un'Europa attenta agli ultimi. Ecco, ad un grande uomo, ad un grande giornalista, ad un grande politico, ad un grande uomo delle istituzioni, noi abbiamo deciso tutti insieme, senza distinzioni di colore politico, di dedicare il nostro nuovo Media Center, e oggi in aula, sulla bandiera dell'Europa, posta al centro della nostra aula, Assemblea Legislativa, abbiamo deciso di mettere una rosa bianca, che era il segno di quando Sassoli, da ragazzo, combatteva contro ogni forma di discriminazione, ed era il modo per ricordare quei gruppi di ragazzi che combattevano i nazisti. Un segnale forte e chiaro qual è la parte giusta della storia da acquistare. La forte ondata di Covid durante le feste, con il passare dei giorni, per fortuna si attenua, ma le nuove varianti Omicron lasciano il segno: numeri altissimi dei contagi, ancora tanti, troppi morti e ricoveri. La campagna vaccinale però prosegue, i toscani si difendono così dal virus. Il 27 gennaio è il giorno della memoria, il Consiglio si riunisce per celebrarlo. La seduta solenne del Consiglio regionale si svolge il giorno prima, mentre a Roma si vota per il Presidente della Repubblica. A Venturina, intanto, un ragazzo ebreo di 12 anni è oltraggiato e aggredito da due ragazze per la sua religione. Scatta una gara di solidarietà tra i consiglieri. Alcuni partecipano anche ad una fiaccolata per mostrare la loro vicinanza allo studente, e qualche settimana dopo il Presidente Mazzeo riceve il ragazzo con la sua famiglia. Cambia una parte dello Statuto della Regione Toscana, che prevede ora l'allargamento dell'ufficio di presidenza a 7 membri e la creazione della figura del sottosegretario alla presidenza della Regione. Il dibattito, soprattutto nell'ultima e decisiva discussione in aula, è stato vivace, e tuttavia nei mesi successivi la novità non è stata ancora applicata. Non si ferma la tragedia delle morti sul lavoro. L'anno nuovo è cominciato male, con altri lutti che spezzano famiglie e impongono alla politica, alle istituzioni, un cambiamento deciso di passo. Ne sono consapevoli i consiglieri regionali, che già nel 2021 hanno affrontato il tema della sicurezza dei rider, i fattorini digitali, quelli che ci consegnano le pizze e i regali. Si vota la prima legge in Italia che prova ad incidere sulla sicurezza di chi viaggia per noi. E tuttavia, nei mesi che seguono, l'ecatombe non si ferma. Queste sono le immagini di un'altra tragedia avvenuta a Livorno qualche settimana dopo. Il 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo dedicato alle vittime delle foibe e ai tanti esuli di Istria e Dalmazia che fuggirono dal nord-est verso altre regioni, anche la nostra. Un orrore anche quello, alla fine della guerra, l'ultima guerra in Europa prima di oggi, già, perché il 24 febbraio si riaffaccia quest'incubo. La Russia attacca e invade l'Ucraina, provocando morte e distruzione e suscitando la condanna e lo sdegno del mondo intero. Ci sono molte manifestazioni contro la guerra. Il Consiglio regionale viene convocato d'urgenza la settimana dopo. Il Palazzo del Pegaso si tinge di giallo e di blu, i colori dell'Ucraina attaccata dalla Russia. Ecco i pareri dei capigruppo a margine della seduta, che comincia con un minuto di silenzio. Ho apprezzato che in Consiglio ci sia stato, dire, una condanna unanime nei confronti dell'atteggiamento, dell'invasione, di quello che sta facendo la Russia. La nostra posizione è una posizione chiara, è una posizione di vicinanza all'Ucraina e ai cittadini ucraini, e anche di vicinanza a tutti coloro che in Russia stanno manifestando contro la guerra e vengono arrestati. Dobbiamo ricordare bene una cosa, e ce l'hanno sottolineato anche i russi e gli ucraini che vivono qui in Italia, e in molti di loro me l'hanno detto: noi ci consideriamo fratelli. Questa guerra non è una guerra dei popoli, non è una guerra di russi contro ucraini, ma una guerra che è stata messa in piedi da dei governi, da dei governanti. Dobbiamo sempre fare questa distinzione. E questo va ricordato anche quando si tratta di sanzioni internazionali. Non possiamo far finta di pensare che il conflitto tra Russia e Ucraina nasca ieri.
Il conflitto nasce e affonda le radici nel recente passato, penso alle rivoluzioni colorate del 2014, ma non solo. E il vero grande assente in tutto questo è l'Europa. Come non si fa a non capire che in un momento come questo sulla Russia doveva esserci un'attenzione diversa? Ricordo gli accordi di Pratica di Mare del 2002 del presidente Berlusconi, dove mise allo stesso tavolo la NATO e la Russia. Questa guerra così feroce e così ingiusta stava producendo dei morti anche civili e con una ferocia senza precedenti che rimette le lancette indietro di tanti anni. E oggi però è importante, arriva un segnale forte dalla Toscana in maniera unitaria, tutte le forze politiche votano un documento che condanna fortemente quanto la Russia sta facendo in termini militari. Pur di fronte a gesti assolutamente condivisibili di condanna di tutta questa vicenda e quindi della nostra massima aspirazione a che ritorni la pacificazione in quell'area, noi rischiamo di subire un contraccolpo economico rilevantissimo. Con un gesto significativo, il Consiglio regionale assegna il Gonfalone d'Argento, il suo massimo riconoscimento alla comunità di Rondine, dove si intrecciano percorsi e progetti di pace e di inclusione. Qualche giorno prima il presidente Mazzeo l'aveva visitata di persona. Anche il Parlamento degli studenti affronta il tema della guerra. Una guerra così vicina a noi è un'evocazione di quello che noi avevamo sempre letto solo sui manuali scolastici, e di sicuro fa paura anche perché abbiamo visto immagini di ragazzi che sono come noi, che hanno vissuto fino a ieri la vita come noi, andavano a scuola, il pomeriggio vedevano gli amici, la sera uscivano, mentre adesso sono costretti a fuggire, a nascondersi in bunker sotterranei o ad abbandonare la loro patria. Alle donne ucraine viene dedicata anche la cerimonia dell'8 marzo. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo alle donne ucraine che stanno resistendo, ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace. Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio di speranza e di futuro, premiando 8 donne che sono state in prima linea nelle battaglie, penso per la tenuta dei posti di lavoro, ma anche per far in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza, terra di opportunità, terra di futuro. A parlare del dramma delle profughe Oksana Potalajchuk, assistente al consolato di Ucraina a Firenze. È una situazione tragica e naturalmente solidarietà di tutti è fondamentale. Ora lo sapete che a casa nostra c'è guerra e donne insieme con maschi sono schierate a difendere. Ci sono tanti donne e bambini che ora vivono in bunker. Siamo in piena emergenza umanitaria. E noi donne che viviamo qui in Italia, in Europa, ci siamo tutti riuniti per salvare queste vittime innocenti, che ora sta finendo cibo, sta finendo l'acqua, medicinale, eccetera. E stiamo accogliendo naturalmente i nostri profughi, che sono fascia più debole. Il 25 marzo in molte città della Toscana si celebra il Capodanno dell'Annunciazione, soprattutto a Pisa. Le manifestazioni assumono connotati forti e per il presidente Mazzeo da qui parte un segnale di pace e ripartenza. Verità e giustizia sulla tragedia del Moby Prince. A 31 anni di distanza, il Consiglio regionale torna a chiedere che sia fatta luce su questo mistero. Lo fa con una cerimonia all'Armadio della Memoria presso la Biblioteca regionale di Firenze. Dopo 2 anni di pandemia, l'Assemblea punta sui giovani e lancia un bando che ne diventa un po' il fiore all'occhiello di questo 2022. Si chiama Rigenerazione Toscana. Lo finanzia con le sue risorse, all'inizio 1.750.000 euro, poi saranno alzate, frutto dell'avanzo di bilancio. Noi speriamo che tutti i comuni della Toscana possano partecipare, possiamo finanziare più iniziative, più progetti, perché il nostro obiettivo è quello di restituire almeno in parte, una parte piccolissima, quello che i ragazzi e le ragazze non hanno potuto avere durante questa pandemia. Un po' abbiamo ristorato la maggior parte dei soggetti commerciali che ne richiedevano il sostegno da parte della regione, ma ai giovani non abbiamo potuto dare nulla. Questo è un modo per cercare di restituire in parte, anche se sappiamo una parte piccolissima, quello che questa pandemia gli ha tolto. Dopo 2 mesi c'è sempre molta attenzione su quanto accade in Ucraina e si avvicina la festa dell'Europa, che non può ignorare tutto questo. E per l'occasione, infatti, ai primi di maggio arriva a Firenze Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, oltre che vicepresidente della Commissione Europea. Dialoga con 300 studenti. Il futuro passa dai giovani.
perché hanno più futuro i vecchi. Sì, veramente. Guarda, le giovani non pensano alla guerra, perché la guerra non è stato mai nel suo immaginario, no? E sembra che la pace è lo stato naturale delle cose, ma non è vero. L'Europa ha fatto la pace, è un grandissimo successo, ma non si valorizza. Coinvolgiamo adesso alcuni degli studenti che hanno partecipato. Sicuramente sì, anche in un momento in cui comunque l'Unione Europea ha un'importanza anche strategica fondamentale, è bello che è significativo che i ragazzi abbiano modo di interagire con delle cariche molto importanti e per ora vissute in modo poco rappresentativo spesso magari. Cos'è, come se lo immagina il suo futuro in Europa, chiaramente? Immagino un futuro sempre più interconnesso, era sicuramente anche il discorso delle liste transnazionali per le europee, il fatto che i sedicenni potranno votare, sono tutti piccoli passi che possono portare a un processo di integrazione sicuramente. Ma quali sono i temi più importanti, più rilevanti per voi giovani, per le nuove generazioni? Beh, di sicuro comunque essere connessi con gli altri paesi sempre di più, soprattutto in questo periodo dobbiamo essere uniti e forti e credo che sia comunque un'opportunità sia per lo studio sia per il nostro futuro, ecco, è una grande opportunità. Più controversa è la questione dell'invio delle armi all'Ucraina. Questa risposta forse ci dà l'idea della complessità del tema. Il ruolo dell'Europa ovviamente deve essere principalmente di mediazione, appunto, cercare di mediare ovviamente sempre con le parole, eccetera. E invece sul fatto che appunto si dica che bisogna intervenire con le armi, eccetera, è una questione abbastanza difficile perché ovviamente sì, è vero che appunto le armi non sono un mezzo per fare la pace, però appunto è una questione difficile perché lasciare un paese che viene aggredito senza armi è un po', non so se è da egoisti o comunque è come lavarsi le mani, appunto. È una questione abbastanza complicata. Maggio è anche il mese della legalità. Il presidente e i consiglieri così partecipano alle cerimonie, agli incontri con i giovani su questo tema, ricordando nel 30° anniversario le stragi che nel 92 uccisero i giudici Falcone e Borsellino. Telegram Ducato intanto lancia il progetto Il Quaderno Multimediale della Costituzione, proprio per ricordare a tutti, articolo dopo articolo, la nostra carta. Il coordinamento scientifico è del professore Emanuele Rossi della Scuola Superiore Sant'Anna. Il richiamo esplicito all'antifascismo e alla memoria della Resistenza entra nello Statuto della Regione Toscana, direttamente, nei suoi principi generali. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte della accoglienza e la parte dell'essere terra antifascista. Non ci sono divisioni, lo abbiamo detto, il presidente della prima commissione può annunciare la modifica e parlare dell'argine che questa pone ai rigurgiti nazifascisti di oggi. Si concludono gli stati generali della salute alla presenza del ministro Speranza, c'è un confronto sulla sanità del futuro sulla base delle istanze maturate in un lungo percorso di ascolto e di condivisione portato avanti soprattutto dalla terza commissione. Beh, difficile, diciamo, un focus sul tema della salute come elemento sul quale incidono tanti determinanti e vanno messi a sistema. Il tema del personale come trasversale fondamentale per la sostenibilità del sistema, la conferma dell'impianto sulle tre aziende sanitarie con la necessità di rivederne la governance e di strutturare in maniera più forte il territorio, l'obbligo di strutturare società della salute in tutte le zone distrette e poi il rapporto del terzo settore, un'omogeneizzazione dell'emergenza urgenza, il tema della non autosufficienza, della costruzione di società inclusive, insomma i temi sono tanti, però queste sono alcune delle linee più importanti contenute nella risoluzione. La sanità toscana deve innanzitutto avere una medicina territoriale completamente diversa dall'attuale e va bene che il PNRR dia soldi per costruire le case di comunità, ma queste case di comunità sono fisiche, noi dobbiamo inserirci dentro dei medici, quindi il PNRR manca dei soldi per metterci dentro i medici, quindi o li troviamo o se no saranno cattedrali nel deserto. Si comincia anche a parlare del progetto di un rigassificatore a Piombino. Con il passare dei giorni però le indiscrezioni che arrivano da Roma vengono confermate e la polemica sale di tono. Anche quest'anno, nel 13° anniversario, il Consiglio regionale si ferma per ricordare la strage di Viareggio. Fu una carneficina che lasciò il segno in tutta la città, in tutta la Toscana.
Si conclude con la presentazione delle due relazioni di maggioranza e opposizione il lungo lavoro della commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità in Toscana. Nacque sull'onda delle polemiche dopo l'indagine giudiziaria sullo smaltimento del CEU. Adesso ci sono le conclusioni. Ancora diverse domande senza risposta, però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi e dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. Il che è una cosa che certo lo comprendiamo, che la minoranza ha dovuto provare a rimettere all'ordine del giorno l'idea che emendamento CEU, colletti bianchi, politici, dirigenti e funzionari di questa regione fossero la stessa cosa. Non è così. Il CEU è partito l'indagine 2017, l'emendamento 2020 mai applicato. Questa è la nostra risposta. A fine luglio cade il governo Draghi. Si andrà alle elezioni anticipate a settembre. Prima della pausa dell'estate, il Consiglio regionale fa anche il punto sui risultati del bando Rigenerazione Urbana. Avevamo fatto intorno a 4 linee di intervento ed erano rigenerazioni differenti: rigenerazione sociale, la street art, aggregazione giovanile, i parchi gioco inclusivi, insomma. Quasi 200 comuni della Toscana hanno risposto con progetti molto belli e noi li finanziamo tutti. Abbiamo fatto una variazione di bilancio che aumenta queste risorse a 2 milioni e 300 mila euro circa, in modo tale da finanziare tutti i progetti e da dare risposte a tutti quei territori della Toscana che ce lo chiedono.